Salve, questa volta fare l'appello per il teatrino delle Belfe non è un artista, non una mamma. Ho conosciuto Ludovico negli anni 90 e avendo una figlia piccola ho cominciato a frequentare i suoi spettacoli, prima fuori dal teatrino, anche all'aperto d'estate, poi dal 2001 in poi al teatro. Devo dire che è stata un'esperienza entusiasmante da subito. Qualsiasi racconto, favola, storia raccontata da lui prendeva una valenza diversa, era una poesia, una serie di trovate fantastiche che incantavano sia i bambini ma sia noi grandi che stavamo lì. Infatti non era mai una seccatura. Portare i bambini a guardare lo spettacolo perché ci divertivamo anche noi tantissimo. Vedevo proprio le facce degli altri genitori, cioè incantate, entusiaste come la mia, suppongo. Era un modo per dimenticare un po' i guai, i fastidi, il logorio della vita moderna, come diceva una pubblicità di Carosello, ed era una cosa veramente bella. Poi mia figlia non ha guardato più questi spettacoli, ha guardato altro purtroppo, ma io devo dire tutte le volte che mi capita, questi spettacoli li conosco tutti, ma li vedo, li rivedo sempre con infinito piacere. E poi che dire dei laboratori che si tengono presso il teatrino delle Belfe? Sono degli spazi ottimali per i bambini, non già un baby parking, è un posto, è uno spazio dove i bambini possono giocare a provare a tirare fuori tutta la loro fantasia, creando, impastando, facendo tutto ciò che tutti i spettacoli, cioè attività varie che possono attenere, diciamo, al teatro, al loro modo di essere bambini. Allora cosa aspettiamo? A cercare di salvare questa realtà. Non basta cliccare mi piace e condividere, che a me condividere sembra un po' dire vabbè, quello che io dovrei fare è che non faccio magari per apatia, per noia, perché ci penso dopo, magari lo fanno gli altri. Invece no, dobbiamo tutti impegnarci per cercare, ormai insomma i giorni non sono tantissimi, dobbiamo cercare di raggiungere questo traguardo. Che Ludovico si è dato per salvare questa bellissima realtà. Poi secondo me sarà anche una soddisfazione che noi cittadini riusciamo a salvare una cosa della quale invece la pubblica amministrazione non si interessa. E quindi io penso che tutti insieme ce la possiamo fare. Se no, poi i nipoti,